Una motovedetta della Guardia Costiera di Roccella Ionica, la CP308, sotto il coordinamento della SAR operativa di Reggio Calabria, a largo di Capo Spartivento, ha intercettato uno scafo veloce con una ventina di clandestini di origine siriana a bordo. Il fatto è avvenuto ieri, nella tarda mattinata, all'avvicinarsi dell'imbarcazione della Guardia Costiera, una ragazza di circa 20 anni a bordo dello scafo di immigrati manifestava segni di ipotermia. La giovane veniva immediatamente soccorsa e trasportata tramite la stessa motovedetta al Porto delle Grazie di Roccella Ionica assieme ad un giovane amico. Successivamente, dopo l'intervento dell'ambulanza del 118, è stata ricoverata all'ospedale di Locri. Al momento che andiamo in onda, le sue condizioni sono decisamente migliorate. I compagni d'avventura, intorno alle ore 14, dirigendosi sui bassi fondali, hanno fatto arenare in spiaggia allo scafo, precisamente nel tratto antistante il comune di Portigliola. I profughi si sono fatti riconoscere dai carabinieri del gruppo di Locri che nel frattempo erano intervenuti per identificarli. Allo Stato non mancherebbe nessuno all'appello. Le persone identificate sono state successivamente trasportate a bordo di un pulmino al centro di primo soccorso di Roccella Ionica, dove sono stati rifossillati ed hanno passato la notte, grazie all'intervento dell'amministrazione comunale Roccellese e dei volontari della Protezione Civile Croce Rossa. Il viaggio sembra sia durato poche ore. I clandestini, tutti di origine siriana, hanno dichiarato alle forze di polizia di essere partiti da un porto libico e, grazie alle buone condizioni meteo e alla velocità del motoscafo, avrebbero raggiunto le coste calabre in poche tempo.